Dalla regione alla provincia, quella di Potenza, riflessioni e propositi nella consueta conferenza di inizio anno. Emilia Rettura. Un anno impegnativo per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, difficile per carenza di fondi ridotti da 3 manovre finanziarie e timore di una possibile eliminazione delle province. Anche per Potenza il 2011 si chiude con molte ombre. I soldi, diciamo, mancano sempre. Il problema è provare con quelli che si hanno innanzitutto a rendere più efficiente il sistema. Pochi i fondi, tante le sfide, a cominciare da una rete viaria vecchia e difficile. Noi abbiamo deciso dall'inizio della consiliatura che non avremmo avviato più opere se non fossero state completate quelle vecchie. Abbiamo detto missione incompiute, completare le incompiute, lo stiamo facendo, la 32, l'Oraziana, molti simboli di una regione che aspettava, di un territorio che aspettava da anni, delle strade, stiamo provando a completarli. Scure dettagli che continua a incombere anche sulle scuole, con un piano di dimensionamento scolastico che non si ferma. Mi pare che quest'anno siamo riusciti a costruire meno tensioni, e spero che la Regione Basilicata possa accogliere il lavoro che abbiamo fatto nell'interesse delle comunità. E se da un lato ci sono istituti che si accorpano, dall'altro c'è stato il grande progetto ambientalista che parte da edifici scolastici ecologici e arriva a un'economia di energia rinnovabili costruita sugli introiti del petrolio, proprio nell'anno però dello scandalo Fenice. Noi avevamo chiesto che ci fosse l'ISPRA e l'Istituto Superiore di Sanità, cioè istituti terzi, istituti nazionali che potessero accompagnarsi in un processo di controllo e monitoraggio e di verifica, e mi pare che questi passi siano stati fatti. Una provincia che non chiude ma si apre, dice la Corazza, che per il nuovo anno pensa alla sfida più importante, la formazione delle nuove generazioni che intanto vanno via. Pensiamo a processi di europeizzazione delle scuole, mettere in condizione i ragazzi di poter vivere l'Europa. E poi in un momento di crisi le famiglie possono correre il rischio di ritirare i propri ragazzi dalla università, e noi vogliamo mettere a sostegno di queste famiglie uno strumento finanziario che possa agevolarli. Oggi mettiamo la proposta sul sito, ci aspettiamo consigli, suggerimenti, e credo nei prossimi mesi saremo in condizione di vararla definitivamente.